Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti sul canale di P. Santana. Siamo qui finalmente con Wolong Fallen Dynasty, titolo avventura azione con elementi ruolistici sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo, della quale abbiamo provato la demo una settimana fa e mi aveva assolutamente entusiasmato, quindi non vedevo l'ora di mettere le mani sulla versione definitiva. Quindi procediamo ad iniziare una nuova avventura. Signori, sono pronto, carico a molla, a bollore, quindi fiato alle trombe, fuoco alle polveri e, come diciamo da queste parti, diamoni agio. Nuova partita. Elixir, the secret of the eternal path, a prize sought by the sovereigns of old. Among them was the first emperor of the Qin, who lusted for immortality. The result of his quest to obtain the forbidden medicine was a catastrophe. The elixir's power proved overwhelming. And in the years following the dynasty's demise, it continued to exert a shadowy influence on conflict and political machinations. Many moons pass, and the Han Empire faces its final days. In these dark times, Elixir once again threatens to become the catalyst that awakens the dragons lying dormant across our land. The Azure Heaven is dead! The Yellow Heaven must rise! The Azure Heaven is dead! Bear witness to the power of your younger brother. The world shall soon bask in the majesty of the Yellow Heaven. Bring prosperity for all. Bring prosperity for all! Thank you for saving me. I'm glad you've recovered from your injuries. I found you, bearer of the eternal elixir field. Bene signori, siamo alla creazione del personaggio. Vai, perfetto. My wish has been fulfilled.
As long as we have you, victory is still possible. Consider that a talisman of protection. It may just save your life one day. I cannot allow this travesty to continue. Let us depart. Ok, villaggio montano remoto, ricominciamo da qua. Bene, ci ha dato il vasetto per la cura. Quindi dai, cominciamo. Le meccaniche basilari le conosciamo già, quindi vediamo di andare avanti spediti. Non mi ricordo se qui si poteva entrare da qualche parte. Direi di no. Intanto inchiappettiamoci questo. Biondo, sveglia quando fai la guardia. Allora, intanto facciamo un giretto di qua, che vedo c'è roba. Sì, lo sappiamo che non possiamo passare di qua. Sì, quando siamo lì sopra poi guardiamo. Agguanta. Prendi di mira, cambia bersaglio, lo sappiamo. Ci hai provato, caro mio. Ma non ti è riuscito granché bene. Aia. Quanti colpi tiri di fila anche te, eh? Basta. Devia, e questa è la meccanica forse più importante del gioco. No, forse, sicuramente. E per ora non ci sta venendo male, ottimo. If we lower that, it might serve as a platform. Underestimating an enemy with high morale is certain to end badly for you. Ok, sì, lo sappiamo. Il livello di morale, che più è alto, più sono convinti i nemici e più ci spaccano il culo. Rifacciamo un giretto. C'è altro? No. Va bene, dai, proseguiamo. Qui siamo sicuri che non si può entrare? No, vai. Vamos. Alle spalle, maledetto. Vai, piglia fuoco, vai. Colpo critico del nemico. Il nemico si caricherà per sferrare un colpo critico che non può essere bloccato con la difesa. Subire danni con un colpo critico farà abbassare il tuo grado morale di 1. Se reindirizzerai il colpo critico del nemico, il potere della deviazione aumenterà e potrai destabilizzare drasticamente la sua postura e recuperare il tuo spirito negativo. Sì, lo sappiamo questo. Allora, lui è morto bruciato, quindi con lui dobbiamo provare a deviare il colpo critico. Sì, ti è garbato? Ti è garbato? Di' la verità. Hurry up!
menu personaggio, equipaggiamento. Ok, ci tira su la difesa da 16 a 25, direi di sì. Ok, non c'è altro. Frammento di forza vitale. Questa è la valuta praticamente. No, 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 no. Non abbiamo intenzione di gettarci nelle fiamme. This was the village elder's residence. This is barbaric. Saw the yellow turban. Padao inastato. Ok, un'arma. Quindi mettiamo l'arma nel secondo slot armi. E come si faceva per sceglierla, per cambiarla? Così. A me sinceramente piace più la spada, però per un po' andiamo con questa. It is even said that those bearing strong chi will be able to harness the great power residing within the jades. Allora, dopo aver riposato nei pressi di una bandiera battaglia, i tuoi PS e i tuoi bla bla bla, ok, praticamente quando ci riposiamo rinascono i nemici e ci ridà le fiaschette. Consegne? Elmo dragone acquattato, ok, questo dovrebbe essere un oggetto che ci è stato donato per aver giocato alla demo. Va bene, dai, mettiamocelo, perché no? Bello, ignorante. Ottimo, va bene, dai, proseguiamo. Cammina, ok, questo è l'attacco di soppiatto e zacchete. Ciao, bello. One wrong step and we are done for. We must tread carefully. Sì, dovremo trovare un'altra strada. E credo che la strada sia precisamente di qua. Però prima di proseguire io direi di andare in questa direzione, che se non mi ricordo male qui ci aspetta un nemico veramente bastardo. Eccola là. In qualsiasi modo abbiano fatto, se non c'erano era meglio. No, non ti far sentire. Zacchete. Ora, se non mi ricordo male, la miglior strategia era venire qua e fare in modo che o la bestia si concentri. Porca puttana, con un colpo mi ha fatto secco. Nella demo non era così forte la tigre. Riproviamo, dai. E dicevo, nella demo la migliore strategia era mettersi lì vicino al fuoco in modo che lei ci si buttasse dentro. Non ha funzionato, però. Non ha assolutamente funzionato. No, l'ho bucata.
Vai, bravo, sparagli te. Attirala. Con questa ci conviene parare più che deflettere. Porco cane? Ma perché non lo becchi mai? Dai! Oh! Vendetta ottenuta, ottimo! Armatura campione dei turbanti gialli. Vediamo un po'. Sì, direi di sì, ci porta da 25 a 45, ottimo. Abbiamo fatto super bene. Questa si può aprire solo dall'altro lato, quindi su. Dentro. Sì, lo sappiamo già. Skiniere tenente generale. Skiniere... guarda là, da 13 a 54. Però cominciamo a essere un po' pesanti, eh? Allora, vediamo un po' se andando di qua c'è altro o torniamo in una zona già battuta. Zona assolutamente già battuta. Ciao cari. Va bene, dai, questi ce li rifacciamo secchi. E fermiamoci a riposare così recuperiamo le fiaschette. Ci potenziamo? Ok, possiamo salire di un livello solo, quindi direi legno che ci dà un po' di punti salute e un po' di potenza d'attacco in più. Te non impari mai, eh? Dai, ora di qua. Allora, io direi di inchiappettarci questo. E anche lui, guarda, visto che ci dà le spalle, perché no? Bravissimo! Issa la bandiera. Cambiamo arma, vai, andiamo un pochino con questa. E ora fuoco, dai, un po' di potere d'attacco.
E siamo già in grado di equipaggiare le stregonerie? Ottimo. Impara incantesimo stregoneria. E signori, niente, io mi rimetterei pari il dardo infuocato come nella demo, perché mi ci trovavo veramente bene. Arriva ad una distanza dignitosa. Perfetto, va bene. Porca puttana, mi ha preso. Crepa, bastardo. Lo sappiamo che non è finita, caro mio. È appena iniziata. Ok, io direi di far così. Prendiamo questo che è quello più forte e ce lo inchiappettiamo così. Ciao bello. Depreda. Poi. Ritorniamo qua. Questo ci vede? Ah, giusto, arti marziali. Arti marziali RB più X. Ci proviamo? Oh! Oh, non mi fa muovere. Chiumeo, quanto dura? I get the feeling that you are destined for great things. We shall find out soon enough. Va bene. Non dovrebbe esserci altro. Qui c'erano. Non dovrebbe esserci altro. Qui c'erano i tipi tipo zombie. Quindi dai, proseguiamo. Cerchiamo di fotterci questo. No, qui non si passa. Come ha fatto a prendermi? Ok, issiamo la bandiera di segnalazione. Allora, quando issiamo la bandiera di segnalazione, mi ripristina anche la vita. Non le fiaschette per curarmi, ma la vita direttamente. Ah, guarda chi c'è. Sconfiggendo il leader potrai impadronirti della bandiera battaglia del nemico. Allora dai, sconfiggiamo il leader. Intanto diamogli fo, vai. No, pezzo di mota. No, ho sbagliato pulsante, cazzo. Ma come ha fatto a prendermi? Ho pigiato. No, va bene signori, ok. Ho sbagliato completamente le finestre temporali per il Perry. E allora, di nuovo da questo bastardo. Dove? Di qua? No, qui stiamo tornando indietro però, eh. Sì.
Non lo so, signori, c'è qualcosa che non sta funzionando. Tipo il cambio di bersaglio. Ho fatto qualcosa di strano prima. Dov'è l'altro? Ce n'è un altro, lo so che c'è un altro. Eccolo. Ti è garbato? Ciao caro. Ok, torniamo dal capoccio. Vai caro, stammi bene. Issa la bandiera di battaglia, ottimo. Allora, vediamo un po' che altro possiamo fare qua. Potenziamento. Allora, questa dovrebbe essere tipo la forza, il parametro forza. Questo dovrebbe essere tipo il parametro destrezza. Tasso di consumo dello spirito. Ok. Furtività. No, 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 io darei priorità ancora al legno. I hope that everyone who escaped the battalion is well into safety now. I sense a great danger ahead. Do be careful. Aspettate un attimo, cosa mi segnala? Ah, ok, il punto esclamativo giallo è la bandiera, il falò, diciamo. Bene, signori, ci siamo. Vediamo se è rimasto qualcosa di quello che abbiamo imparato, eh? Dogs of the Han Court, are you? Any who oppose us shall know only the end of our blades. Eccolo qua. Dai buono, stai te. Ma perché mira a vuoto, ma sei scemo? No, c'è qualcosa che non mi torna. C'è assolutamente qualcosa che non mi torna, ragazzi. Nella demo eravamo molto più veloci a fare l'attacco base. È cambiato qualcosa. Allora, signori, credo che abbiano ritoccato leggermente rispetto alla demo la finestra temporale del Perry. Quindi dovremo disimparare e reimparare. Maledetto.
Ok, ci stiamo comportando benissimo. Datti fuoco. Aia. E signori, credo che abbiano anche aumentato la facilità con la quale ci stordisce. No, come ha fatto? No, ma perché? Qui ero perfetto, eh. Qui ero veramente perfetto come tempistiche. Siete dei maledetti truffatori. No, va bene. Vai, unleash the power. Oh, ma se mi dai il tempo, unleash the power. You fought very well. Now, the village is safe. By my head. Why are you? You shall die! Yinglong, every bit as strong as the rumors say. This world is steeped in chaos. It needs one like you to bring peace to it. I cannot let you die. Va bene signori, nella demo eravamo arrivati qua e comunque io non sono andato avanti neanche per conto mio, e direi, per non far diventare questa prima puntata della serie la fotocopia precisa della demo,
di andare un pochino avanti, anche perché rispetto alla demo ci abbiamo messo molto meno per arrivare qua. Rifornimenti. Le seguenti funzioni di lobby online sono state sbloccate. Rifornimenti, vediamo un po'. Acquista gli oggetti necessari per la battaglia. Freccia, coltello da lancio, pentola di fuoco. Coraggio d'orso. Aumenta la quantità di spirito ottenuta temporaneamente dopo l'uso. Allora, direi che per ora stiamo bene così. Grande mazza Polaris, doppia spada di bronzo. Allora, aspettate un attimo, Fatemi vedere un attimino l'equipaggiamento, perché la doppia spada forse mi potrebbe anche interessare. Però si va da 103 a 91. Questo equipaggiamento ha un bonus set. Il bonus set è un insieme di effetti speciali che possono essere ottenuti equipaggiando vari pezzi di equipaggiamento appartenenti allo stesso set. Più elementi equipaggerai, più effetti speciali otterrai. Va bene, lo terremo a mente. Allora, facciamo così. Qui ci mettiamo la mazza. E ora proviamo la doppia spada di bronzo, vai. Ok, in questa maniera magari facciamo meno danni, ma riusciamo a mettere a segno più colpi di fila, quindi non è detto che sia un male. Allora, potenziamento. Allora, visto che ce l'abbiamo una magia, mettiamo anche metallo e anche un po' di forza, dai. Hai ottenuto un punto incantesimo stregoneria per ognuna delle 5 fasi. Ok, quindi possiamo mettere più incantesimi? Eh sì. Esplosione incendiaria, scarica una palla di fuoco che vola su un arco gravitazionale ed esplode quando colpisce un nemico o il terreno. Dovrebbe essere più potente, anche se richiede il livello fuoco 4. Va bene, ok, la metteremo prima o poi. Dai, signori, gambe in spalla e vediamo quali minacce troviamo per la via. L'arte marziale? Bella! Ci mette un po' a partire, però... Maledetto! Oh, perché non me lo... Ma che cazzo! Mi fa incazzare quando non cambia l'obiettivo. Proviamo quest'altra. Mamma mia, quanto fa male questa. Però è veramente lenta. Minchia, quanti ce n'è. Che succede? Out of the way! Chi è questo? Ah!
Questo è un portento. Guarda là che lavori. It's Zhao Yun. È Zhao Yun. The corporal, he's been... Enough. You're badly wounded. Back to camp. Go. Forgive my rudeness earlier. A malicious soldier, are you? If so, would you kindly lend your courage to me? Va bene. Ok, signori, abbiamo fatto la conoscenza del leggendario condottiero Zhao Yun. My name is Zhao Yun. Sì, avevamo capito. The Yellow Turbans have control of Mount Dongshan. You don't look short of confidence. But surely it would be reassuring to have an ally at your side. Va bene, quindi te vieni con noi? Allora, qui è chiuso. Lui ci direbbe di andare dove? Di qua? Ma noi non arriviamo da qua? Sì che arriviamo da qua. E infatti qui è chiuso. Va bene, dai. Quindi c'è una sola strada da battere, che è questa qui a sinistra. Però fatemi vedere un attimo se c'è roba in giro. Direi di no. Di qua? Sì, qui qualcosa c'è. Scaglia di forza vitale. Allora, signori, per ora devo dire che mi sto trovando meglio con la spada singola, quella che avevamo prima. I nemici che hanno sconfitto giocatori su altri campi di battaglia potrebbero apparire sul tuo campo di battaglia come bersagli vendetta. I dettagli sul giocatore sconfitto sono disponibili sulla sua bandiera funebre. Un bersaglio vendetta avrà un grado morale aumentato, ma potrai anche ricevere diversi bonus dopo averlo sconfitto. Offrendo un uso di vasetto cura di dragone a una bandiera funebre, potrai aumentare temporaneamente il tuo grado morale. Ok, gli offriamo? Va bene, dai. Quindi però aspettate un attimo, fatemi rimettere la sciabola. Mi trovavo assai meglio. Ah, è quello che ha fatto secco il nostro amico? Hai vendicato soldato di Gongsun Zan. Ottimo. Scaglia di forza vitale. Ora io vorrei inchiappettare quello alle spalle, ma ci sono quegli stronzi che eventualmente gli dicono che ci siamo qua. Non vedo. Ok, ottimo. Poi qui non c'è niente. Qui c'è una via e di qua un'altra via. Issa la bandiera. Però per ora non vorrei riposare. Our scouts went to reconnoiter the enemy, but have not returned. I came to rescue them, but have no clues as to their whereabouts. Ora li cerchiamo. Stai tranquillo. Arco di bambù. Menu personaggio. Equipaggiamento. Arma a distanza. Che bello. Ora abbiamo anche l'arma a distanza. Che come la usiamo?
Ah, così, ok, perfetto. Ho capito, ho capito, ho capito. Va bene. Allora, riposiamoci, vediamo se possiamo aumentare dell'altro. Sì, rinforzi ce l'hai già detto. E direi di tirare su questa perché sarei interessato ad acquisire quella magia che abbiamo visto che richiede il livello 4. Sì, e come facciamo? Ah, possiamo aprire qua, ok. Oh, porco cane. Boia, qui è successo un macello. The yellow turbans must be stopped, or our land will be ravaged beyond recognition. Freccia. Intanto facciamo il costone. Oh, ci ha visto lui. Ciao caro. Allora, lui ce lo inchiappettiamo a saltelli. Mori. Ho vendicato Sundai of WR. Sarà un giocatore umano? Boh. Cazzo, mica l'avevo visto. Non so neanche come ho fatto a fargli il parry. Sveglia, biondo. Merda. Ok, ora qui si aprono diverse strade. Sì. The Element of Surprise sarà un macello. Scocca. Sì, lo so come si usano gli archi. Però... Non mi ricordo come si sale su tetti. Da dove... Ah, da qua. Bisogna fare tutto il giro. Ah, però là sopra non si sale. O invece sì. Abbiamo fatto una sega, abbiamo fatto. Vieni. Ah, quello era il capoccio? Come ho fatto a mancarlo? Ma
mamma mia, che culo. Avevo sbagliato totalmente tempo. Questo è duro, eh. Ciao capo, stammi bene. Secco come un uscio. Allora, mettiamo la nostra bandiera. Crepa. Apri. Acciaio grado 1. A che servirà l'acciaio grado 1? Freccia. Ecco, proprio nel buo. Oh. No, non capisco perché non mi fa salire le ti levite. Oh. Dove sta andando quello lì? Ecco. Crepa. Questi da dove sbuono? Ma perché sei stronzo? Allora, signori, a volte l'alleato è deleterio, eh? Perché magari c'è il nemico stordito che aspetta di essere inchiappettato a sangue e lui lo sveglia dandogli un colpo. Spada d'acciaio. Anche questa andrà vista. Lì ce ne altri due. Se ho questa. Scusa Lupino, ma mi ha fatto paura. Qui ci siamo già stati. Non si sale qua? Sì. Allora. Quello me lo inchiappetto. Venite, venite, vai. Ma perché non... Cioè, a vuoto. Oh. Issa la bandiera, ottimo. Apriamo qui. Schiniere cavalleria dei servitori del cavallo bla bla bla, non ho letto. Oh, questo? I seguaci con quel simbolo lì condividono lo spirito. Sferra un colpo fatale su uno di loro per ridurre la loro barra a spirito. Più forte sarà il nemico legato
a una congiunzione di spirito, più si ridurrà la barra di spirito. Questa meccanica andrà a cap... Porca puttana. Ah, ok. Però non ci fa morire del tutto. Meno male, perché sennò tirava una porca bestemmia. Come ha fatto a sentirmi lo sa solo lui. Comunque va bene. Qui dentro che c'è? Ok, anche i nemici rimangono stecchiti. Bene. Dai, vediamo di... Dove dobbiamo andare? Là? Però aspetta un attimo, eh. Non è che si sale da qui? Sì, si sale da lì. Però aspetta, qui che c'è? Qui c'è che ci siamo già stati, ok. Quindi, qua. Usa la bandiera. Sì, però in tutto ciò noi dove dobbiamo andare? Di là? Lassù dovremmo andare. E da dove si passa? Allora, qui c'è qualcosa per cominciare. Ciao Lupino. Andate a fanculo tutti, per favore. Coltello dal lancio avvelenato. Anche questa roba andrà guardata. We will need to be careful here. Va bene, proveremo a stare attenti. Che cazzo? Chi è? Ehi. Maledetto. Aspetta, curati. Ok, va bene. Ok, dai, questo anfratto finisce qui. Offri un uso del vasetto, vai.
Io però vorrei trovare... Maledetto! Vai, secco come un uscio. Dicevo, vorrei trovare un punto di salvataggio, perché ora potrebbe essere anche il momento di salutarci, signori. Qui che c'è? We shouldn't get in over our heads. Let's consider falling back. Allora, va bene, dai, qui ci torneremo eventualmente, perché a giudicare dalla quantità dei morti lì c'è qualcuno di temibile. E infatti guarda là quanto è grosso quello. Dovremo ricordarcelo. Ah, ok, abbiamo creato una scorciatoia. E che succede? Cazzo succede qua? We will have to make a stand here. Boia! This foe may pose us a challenge. Eh no, perché... Oh mamma mia! Oh mamma mia! Cos'è questo scimmione qui? Ok, questo ci fa un culo. Questo ci fa un culo. No, avevo pigiato però, eh. Push forward. Va bene, c'è da rifare tutto il cammino. Dai, andiamo velocemente, leviamoci di qui. Facciamo che riposiamo qui, vai, così siamo più vicini. Lasciamo perdere tutto e tutti. E riproviamo la boss fight con lo scimmione.
Bravo, vai, continua. No, perché? Bravissimo. E zacchete. Zacchete. Sì, abbiamo capito come si fa a ridurre la barra di spiri. Porco cane, curati. E vai. Dai, non facciamo cazzate ora, eh. Crepa. E vai. Ottimo. Splendido, splendente. Non ci sarà mica la fase 2, eh. You fought well, my friend. That was a sight to behold. I cannot understand how one as strong as you could have gone unnoticed. Your force was like that of a dragon soaring heavenward. Io c'ho la spilletta magica, amico mio, eh. My companion wore a smile as he departed this life, falling on the field of battle. I was unsure of what I ought do to protect those dear to me. But you, a warrior as valiant as a dragon, have shown me the way. I, Zhao Yun, shall pierce through the darkness, enveloping our age. An army of 100,000 might stand in my way, but it would matter not. For like a majestic Qilin, I shall carve out a road to peace! Oh, cos'è questo coso qui? Forward! We will retake the mountain and avenge the fallen. Hai ottenuto la giada di Qilin, prestando giuramento. Va bene. Invoca bestia divina Y+B quando la barra bestia divina è piena. Invoca la tua bestia divina e sprigiona le sue potenti abilità. Ogni bestia divina ha un'abilità diversa da quella delle altre. Le bestie divine evocate non possono essere neutralizzate con le affinità delle 5 fasi. Ok. Risonanza bestia divina X+A quando la barra bestia divina è piena. Attivare la risonanza bestia divina invocherà una bestia divina e potenzierà te e i tuoi alleati. Ogni bestia divina provoca degli effetti diversi rispetto alle altre. La risonanza bestia divina non può essere neutralizzata con le affinità delle 5 fasi. Ok, dovremmo capire che differenza c'è tra queste due abilità. Però signori, direi che proveremo a scoprirlo nella prossima puntata, perché questa è durata tantissimo. Quindi signori, non vedo l'ora di potervi portare il secondo episodio di Wolong Fallen Dynasty. Mi sta piacendo tantissimo. Come sempre vi invito a lasciare like, a condividere e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Un saluto da P. Santana. Ciao a tutti!